Benvenuti a questo tutorial su come realizzare un effetto testo in stile retro. Apriamo Adobe Illustrator, andiamo su File, Nuovo. Gli scriviamo il titolo Effetto Testo Retro. Unità di misura millimetri. 210x210, ricordiamoci di settare il metodo di colore come RGB. Diamo l'ok ok, ed ecco la nostra tavola di colore. Ora gli diamo uno sfondo, selezioniamo lo strumento rettangolo, lo andiamo ad applicare da sopra, aiutandoci con le maniglie in modo da farlo coincidere. Dopodiché possiamo selezionare il colore di riempimento e il colore eventualmente dei bordi. In questo caso i bordi non ci interessano, dobbiamo semplicemente dargli uno sfondo in modo da enfatizzare l'effetto finale. Allora gli diamo questo sfondo, dopodiché nella palette livelli andiamo a bloccare il livello sfondo. Ora andiamo a settare il nostro effetto. Innanzitutto selezioniamo lo strumento testo. Dalla barra superiore dei comandi gli diamo come carattere un carattere con grazie, come per esempio Baskerville Normal. Posizioniamo il cursore all'interno e digitiamo la nostra parola. Dopodiché lo andiamo ad ingrandire e a posizionare nella parte centrale del nostro tavolo di lavoro. Ora selezioniamo il testo e gli diamo un colore giallo in modo da renderlo nettamente distinguibile rispetto allo sfondo. Ora, con il livello testo selezionato, andiamo nel pannello aspetto. Selezioniamo caratteri, traccia. Ora, qui gli indichiamo lo spessore della traccia. Ci sono anche altri parametri che definiscono caratteristiche approfondite della traccia che andiamo ad applicare sul testo, ma in questo caso, come per esempio le estremità, la forma degli estremi, ma in questo caso, o addirittura lo stile, però in questo caso a noi interessa soltanto lo spessore. E gli andiamo anche ad applicare un colore che sia più scuro del colore di riempimento del testo, quindi potrebbe essere questo marrone. A questo punto, sempre rimanendo nel pannello aspetto, andiamo a selezionare un nuovo livello tracciato, quindi aggiungi nuova traccia. Gli diamo un colore bianco e anche qui uno spessore di 3 punti. Ora teniamo selezionato il livello traccia appena ridisegnato, andiamo in basso al pannello aspetto FX. Quindi gli applichiamo un effetto, distorce, trasforma, trasforma. Il nostro obiettivo è di andare a realizzare un'ombra al testo in modo da rendere ancora più realistico l'effetto finale. L'unico parametro che andremo a toccare è il parametro spostamento, quindi orizzontale e verticale. Essendo questo un parametro molto delicato, settando l'opzione anteprima possiamo vedere in diretta ciò che succede. Ecco. Come vedete, un pannello è un parametro molto delicato, quindi in realtà lo spostamento che dobbiamo andare ad applicare deve essere veramente molto piccolo, 0,5 mm e 0,5. Già vediamo come l'effetto ombra interna sia molto ben visibile, ma possiamo anche fare in modo di renderlo soltanto orizzontale per dare una certa uniformità. Orizzontale e verticale insieme sono sicuramente da preferire. Gli diamo l'ok, lasciamo tutti gli altri parametri così come sono di default. Manteniamoci sempre nel pannello aspetto, dove possiamo regolare tutte queste proprietà applicate e da applicare. Bene, andiamo a creare una forma ellittica abbastanza piccola che formerà il nostro pattern di sfondo per il testo in stile retro che stiamo creando. Selezioniamo la figura e naturalmente
eliminiamo il colore di bordo, gli lasciamo solo un colore di sfondo che potrebbe essere questo azzurro che dà un certo contrasto con il colore del testo giallo che abbiamo inserito. Con il tasto Alt, il tasto sinistro del mouse, spostandoci con le maniglie, possiamo ingrandire in scala la nostra figura. Per farlo diventare pattern, apriamo dal menu finestra il pannello campioni e trasciniamo all'interno il campione appena creato. Dopodiché ci spostiamo al centro della tavola di lavoro, selezioniamo il livello testo e dal pannello aspetto selezioniamo un nuovo livello riempimento. E dal menu a tendina lo riempiamo con il nuovo livello pattern appena creato. Come vedete, viene subito inserito all'interno. Ora selezioniamo il livello testo, aggiungiamo un nuovo livello riempimento, diamo un livello blu scuro come riempimento. Tenendolo selezionato, andiamo ad applicargli un effetto di trasforma, quindi sempre distorce e trasforma. I parametri sono 0,1 e 0,1, 20 copie. In questo modo vediamo una profondità in 3D omogenea nei lineamenti del tracciato. Diamo l'ok e spostiamo in basso il livello appena creato. Come vedete, il nostro testo sta prendendo forma, però naturalmente non abbiamo ancora terminato, gli abbiamo dato una profondità, un tracciato, un contorno, un pattern di sfondo creato appositamente. Selezioniamo il livello blu che dà la profondità al testo, sempre dalla parte bassa del pannello aspetto, gli andiamo ad applicare un effetto. Stilizzazione di ombra esterna. Selezioniamo la modalità anteprima, metodo normale. Scostamento di 2 mm in orizzontale. E 1 mm in verticale. Gli diamo l'ok, sfocatura 0%. E come vedete c'è un certo livello di profondità ben evidenziato. Ovviamente i colori utilizzati sono solo a titolo d'esempio, si può tranquillamente utilizzare lo sfondo celeste al testo creato inizialmente e i cerchietti possono essere di colore giallo in modo da dare una maggiore enfasi in fase finale. Ecco, l'ultima operazione da fare adesso è fare in modo che il pattern, costituito da questa forma di cerchio che abbiamo disegnato precedentemente, sia praticamente al di sotto del tracciato bianco, in modo da dare un effetto realistico di sfondo. E quindi selezioniamo il livello riempimento, questo con il pattern, e lo spostiamo al di sotto del livello bianco. Ed ecco, come possiamo vedere, naturalmente c'è una certa uniformità dei livelli e una distribuzione dei contenuti che abbiamo creato più omogenea e realistica, compresi anche ovviamente i livelli di profondità. Ed ecco il nostro testo visto da vicino, con tutte le caratteristiche apportate e i tracciati e i livelli di profondità. Naturalmente possiamo cambiare in qualsiasi momento il livello scelto per il pattern, selezionando l'effetto testo, andandogli a cambiare il pattern di sfondo. E come vedete, naturalmente le possibilità sono molteplici.
possiamo utilizzare i pattern già previsti dal programma oppure naturalmente crearne di nuovi. Si trovano in questa riga, sono delle trame di colore predefinite, ma nessuno ci vieta di sbizzarrirci con la creatività. Il tutorial di oggi era un tutorial creato a titolo di esempio per far vedere che c'è la possibilità di creare dei pattern prestabiliti che possono essere appunto formati da tante forme ripetute all'infinito che fanno da sfondo, ma nessuno ci vieta di creare delle forme diverse o dei richiami di colore diversi. Naturalmente io posso cambiare anche l'effetto del pattern con un cerchietto, ad esempio di colore giallo, in modo da dare una sensazione più netta, anche se il colore originale era giallo. Vediamo che cosa succede. Annulliamo i colori di bordo, gli diamo solo il colore di sfondo, dopodiché apriamo dal pannello finestra il pannello campioni e trasciniamo all'interno il campione appena creato, che naturalmente viene visto come un pattern. Dopodiché selezioniamo il livello testo dal pannello aspetto, abbiamo il riempimento creato e andiamo ad aggiungere l'effetto giallo. Ecco qual è il risultato con l'effetto di un giallognolo, diciamo così, con una forma gialla all'interno del nostro testo. Ti ringrazio e alla prossima.